Il talento è colpire un obiettivo che nessun altro riesce a colpire. Il genio è colpire un obiettivo che nessun altro riesce a vedere. E questo ci mette un po' di dubbio sulla nostra capacità di riconoscere un genio, perché se nessuno vede l'obiettivo, il genio non è un genio, per l'opinione pubblica è un pazzo. Facciamo l'esempio paradigmatico. Einstein teorizza la relatività. La relatività non riesce a capirla quasi nessuno. Allora, com'è possibile che Einstein sia stato universalmente riconosciuto come genio? Perché ha contribuito alla bomba atomica? La bomba atomica ci hanno creduto tutti. E eccola qui che è arrivata. Ah, signor, regolare, eh? Regolare, questa è una sistematica proprio. E quando hanno visto la bomba atomica, per un cinquantennio sono stati tutti terrorizzati e hanno detto sì, Einstein è un genio. Cosa ha detto poi la relatività? Ah, ok. È così che funziona. Perché, giustamente, se tu colpisci un obiettivo che nessun altro riesce a vedere, dai, non mettergli il culo in faccia, nessun altro riesce a vedere, come fanno a dire, beh, sei un genio? No, ti dicono sei un pazzo. Ma non ti cagano neanche, cioè non, neanche la briga di dirti sei un pazzo. Vabbè, però, per quanto riguarda tutte le questioni riguardo al cerchio, vieni. Guarda lì, guarda nell'obiettivo, guarda nell'obiettivo. Va bene, cioè, parliamo di gatti. Quindi dicevamo, essere un genio non è una cosa che ti possa essere riconosciuta dalla gente. Cioè, essere un genio vuol dire che sei fuori dalla scala, no? Colpisci un obiettivo che nessun altro riesce a vedere. E quindi finché non lo vedono l'obiettivo che colpisci, non sei un genio, sei un coglione. Ora, in certe questioni, tipo le varie intuizioni mie, ma non solo mie, come vedremo tra poco, di tutti i legami fra balle che gli umani si raccontano, punto cieco, tabù, parolacce, che voglio dire, uno che mi dice che che deliro, che dico simpaticamente, in modo aperto, ma che deliro. E va bene, cioè ci sta, per carità, accetto la critica, spiegami la tua teoria alternativa. Spiegami perché bicchiere si può dire e cazzo è un problema. Dammi un'altra spiegazione che non implichi il fatto che noi abbiamo un problema con la natura della vita. Vabbè, comunque, queste cose qui io le ho viste. C'è della genialità in questo, io ne sono privatamente orgoglioso. Poi ho scoperto anche che non sono mica l'unico, giustamente, giustamente perché le cose sono lì. Non è che me le sono inventate io, non è che è un delirio personale, sono lì le cose. È solo questione di trovare uno che abbia A, la volontà di vederle, e B, il coraggio di dirle. E qualcuno c'è stato nella storia, mi vengono in mente così su due piedi Peter Wessel Zapfe, Schopenhauer, Buddha, Nietzsche anche, no? Cioè, bene o male, l'area è quella, quindi non è che è una roba, però sono persone che pensano, pensatori, pensatori, gente che di lavoro fa il pensatore, che dal punto di vista di quelli che dovrebbero stabilire se costui è un genio o un coglione, è uno, il pensatore, che fissa il vuoto di lavoro, fissa il vuoto. Che mi rendo conto, ci sono varie implicazioni in questo, dall'invidia sociale, certe questioni sul dovere, la responsabilità, sono tante cose. È una posizione anche scomoda. Per cui finché non ti riconoscono la genialità, insomma, d'altra parte, per riconoscerti la genialità, il problema è questo, che cioè io ho spiegato il paradosso di Fermi, per dirne una cosa piccola, ma comunque la genialità sta solo anche nel vedere questo semplice sistema di cose che ci spiegano praticamente tutto quello che si vede, è il cuore, poi tutto il resto è
epifenomeno. Tutto il resto è epifenomeno, comprese le trasmissioni TV del Grande Fratello, è un epifenomeno del grande buco nero, della grande zona d'ombra, del punto cieco. Ed è legato ai tabù e alle parolacce, cioè tu, il Grande Fratello, insomma, critichi le parolacce o la bestemmia perché è legato al punto cieco, è legato al grande tabù. È così. Però, e lo dimostrano le visualizzazioni che leggi qui sotto, cioè se avessi fatto vedere in questo video come cucinare l'anatra all'arancia, avrei avuto 1000 volte quelle visualizzazioni, 1000 volte. Dicendo queste cose, no, i numeri sono quelli che vedi. E non è sorprendente, no? E quindi un genio non sarà mai riconosciuto come tale, a meno che non inventa una roba che spaventa tutti, tipo la bomba atomica. O insomma, fa qualcosa di eclatante, che lo vedono anche le scimmie attaccate al ramo in Madagascar. No? Se lo vedono anche loro, ok. Finché si tratta di queste cose in quest'ambito, può esserci tutta l'evidenza che vuoi, ma il problema è che, essendo il punto cieco, 9 persone su 10, 99 persone su 100, 999 persone su 1000, non lo vogliono vedere. Cioè è proprio quello il punto, che non lo vogliono vedere. Dunque non solo non sei un genio, ma sei un pazzo, deliri. Deliri. E insomma, e quindi è così, è una vita triste, per certi versi, per altri versi è molto divertente. Anche perché quando guardi nel punto cieco poi capisci un botto di cose, no? Capisci per esempio che il Grande Fratello è epifenomeno e questa roba è centrale. Molto centrale, centralissima, centralissima. E vabbè, insomma, a me non interessa, tanto io personalmente sono arrivato al mio eschaton personale già da tempo, già da anni, sono arrivato al mio eschaton personale, veleggio attraverso questa dimensione, ridendo della chiarezza con cui tutti vedono che questo è delirio, mentre vanno avanti a riprodursi, io invece non mi riproduco e me ne esco veleggiando come un missile fuori dall'atmosfera, lanciato verso lo spazio profondo, senza sensi di colpa, senza senso del dovere mancato di riprodurmi, il dovere di riprodurmi. E va via così. Mi rendo conto della mia tragica posizione di genio nella zona d'ombra, proprio al centro della zona cieca, del punto cieco. Sono in quel punto in cui o non mi si vede, numero di visualizzazioni, o non mi si vede, o se mi si vede, sono un pazzo o uno che scherza. D'altra parte sto ridendo, no? Che cosa c'è da ridere?